Ciao e benvenuto nel mio canale. In questo video ti parlerò di coordinazione mani-piedi. Quindi se ti interessa questo argomento, resta collegato fino al termine di questa micro lezione. Questo contenuto tornerà utile sia agli studenti che vogliono vederci chiaro, sia ai docenti che devono fornire una spiegazione esaustiva ai propri allievi riguardante colpi all'unisono oppure alternati. Coordinare mani e piedi vuol dire aver acquisito una certa logica di movimento che, con il passare del tempo, diventa memoria fisica. Spesso si utilizzano milioni di esempi. Io consiglio sempre di immaginare uno spago che colleghi la punta della bacchetta all'esterno del nostro piede. Il concetto rimane uguale anche se si usa la tecnica della punta anziché restare col tacco appoggiato sulla piastra. E quindi, per capirci, quando sale la bacchetta porta su anche il piede e viceversa quando quest'ultimo scende porterà con sé la bacchetta. In questo modo otterremo un unisono perfetto, figlio dello stesso respiro. Per quanto riguarda i colpi alternati, il movimento è diverso. Quando la bacchetta scende, il piede sale. Ciò accade quando il BPM inizia a essere incalzante. Al contrario, invece, quando il BPM è lento, possiamo pensare al movimento del piede come un levare rispetto al colpo che andiamo a dare sul tamburo. Per esplorare ogni possibile situazione, consiglio anche di fare pratica con i colpi sfalsati, ossia ciò che chiamiamo i flam. In questo caso, il movimento seguirà la stessa logica utilizzata nello studio del rudimento, cioè la massima alzata per il colpo portante e invece metà corsa per quanto riguarda il pedale. L'esercizio che ti propongo consiste nell'utilizzare sticking semplici e suonarli con tre varianti. La prima sarà tutti i colpi all'unisono, la seconda colpi alternati, naturalmente tra tamburo e cassa, la terza sarà appunto applicare i flam. Puoi utilizzare come canovaccio la pagina 5 dello stick control. Io ti suonerò il numero 1, cioè colpi alternati, e successivamente il numero 5 con lo sticking del nostro amato Paradiddle. Se ti è piaciuto questo spunto didattico, lasciami un commento per farmi sapere cosa ne pensi. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale, clicca sulla campanellina per restare aggiornato sulle prossime micro lezioni. Ciao!